Salve ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere due modi per eliminare le righe vuote in una tabella su Excel. Io ho già preparato questa tabellina con dei testi esempio numerati, poi vedremo perché li ho numerati. Di norma possiamo cancellare le righe portandoci sulla riga da cancellare, tasto destro del mouse ed elimina. Ma non è il modo corretto, soprattutto non è un modo abbastanza sbrigativo se la tabella è enorme. Oppure possiamo impostare i filtri sulle varie colonne ed eliminare gli spazi bianchi, ma vi faccio vedere un modo del tutto diverso. Come primo metodo, oltre a quelli classici, ci portiamo sulla prima cella della colonna e, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, andiamo a selezionare tutte quante le celle che compongono questa tabella. Una volta fatto questo, pigiamo CTRL G, ma visto che non funziona tutti quanti, lo vediamo praticamente. Dopo aver selezionato la tabella, ci recchiamo su Trova e seleziona in alto a destra con Home selezionato e andiamo su Vai. Una volta su Vai, o meglio Vai A, clicchiamo su Speciale. Qui selezioniamo celle vuote, ok. Una volta che l'operazione ha selezionato tutti gli spazi vuoti, pigiamo sulla tastiera Ctrl-Minus e selezioniamo qui in Elimina, sposta le celle in alto, ok. Come potete vedere, sono spariti gli spazi bianchi. Abbiamo tutti i dati, vediamo se abbiamo conservato tutti i dati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e dov'è il 14? Eccomi qui, ho corretto, avevo scritto solo prova 4 invece che prova 14, quindi avevo due prove 4. Ma vedendo la tabella in questo modo, senza gli spazi bianchi, tutti gli spazi bianchi, non solo le righe, c'è qualcosa che non va perché i dati sono un po' tutti mischiati. A fine video vi faccio rivedere la procedura in sintesi, ma io voglio fare qualcosa migliore, qualcosa che non lasci i dati tutti ammucchiati. Quindi, tornando alla tabella iniziale, io con la stessa procedura, tasto sinistro del mouse su prima cella esposto ad occupare tutte le celle, seleziono l'intera tabella, poi pigio sulla tastiera Ctrl T, do ok. Come vedete la tabella si è colorata, in alto tolgo i colori, torno alla colorazione normale. Sempre con la tabella selezionata clicco in alto su Dati, poi su Da tabella, si aprirà una nuova schermata. Ci vuole un po' per elaborarla, vediamo se la riesco ad ingrandire. Ecco, così è diventata enorme. Torno sopra e vado sempre dalla nuova schermata che si è aperta su Home, quindi rimuovi righe e rimuovi righe vuote. Dov'è? Rimuovi ultime righe? No, rimuovi righe vuote. Eccola qua. Andiamo e torniamo indietro. Chiudi e carica. Adesso torno alla visualizzazione normale. In questo modo, come potete vedere, sono sparite solamente le righe bianche. Abbiamo la colonna nella stessa formazione e sono sparite solamente le righe vuote, solo e unicamente le righe vuote. L'unico inconveniente di questo metodo è che vi crea una nuova tabella, quindi questa è una nuova tabella, ma almeno avete eliminato tutte le righe vuote. Ricapitolando, metodo numero 1, selezionate tutta la tabella, poi vi recate in alto su Trova e seleziona e cliccate su Vai A, vai, ok, poi su Speciale, una volta in Speciale su Celle, selezionate celle vuote, ok, con questa visualizzazione fate Ctrl-Meno, e non vi resta che cliccare su sposta le celle in alto, ok, e avete questa forma di tabella con nessuno spazio vuoto ma i dati tutti mischiati. Se invece voglio eliminare solamente le righe completamente vuote, non mi resta che
selezionare tutta la tabella, poi pigiare Ctrl T, quindi cliccare su OK. Una volta qui torniamo alla visualizzazione classica, OK, chiaro. Se per sbaglio avete selezionato la casella no, tornate dietro e riselezionate tutta quanta la tabella, quindi andate su dati, da tabella, si aprirà una nuova schermata, con home selezionato vi recate in alto su rimuovi righe, qui scendete giù fino a trovare rimuovi righe vuote. Eccola qui, rimosse le righe vuote, quindi tornate indietro, anzi cliccate su chiudi e carica e avrete finalmente una tabella con solamente le righe vuote, completamente vuote, eliminate. Ragazzi, questa è una procedura che potete usare per eliminare le righe vuote e poi ce ne sono tantissime altre. Io spero che il video vi sia piaciuto e vi serva in qualche modo. Se vi è piaciuto iscrivetevi, commentate, mettete un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!